entri, c'è la stanga, c'è la ricerca. Sì. In una giornata di fine agosto, con il mare assai calmo, ci immergiamo a Punta Mesco. Cominciamo a scendere e troviamo un primo banco di pesci che ci accompagnano per un tratto. Una medusa si sta muovendo lentamente sul fondo e noi la lasciamo ai suoi movimenti. Scendiamo un po' più giù, la luminosità è abbastanza buona e guardiamo cosa c'è dentro una grotta, illuminandola col faro. Ci troviamo poi di fronte a un canalone, anzi praticamente un canyon tra due pareti rocciose che percorriamo, perché il paesaggio dentro il canyon è particolarmente suggestivo. Si tratta di alcune decine di metri di percorso durante il quale dobbiamo regolare l'assetto perché il canyon va verso l'alto. Alla fine dell'immersione facciamo la tappa di sicurezza agganciati alle corde della nostra barca. Ok, chiudo. Siamo un comune di giapponesi. Sì. Ci facciamo anche il selfie. Facciamo il selfie, giapponesi. C'era quello che diceva l'altro giorno. Sono sceso giù in piazza. Ho detto a tutti cosa facevo, cosa così, cosa ho mangiato. Dice, ho sentito due che parlavano. Vediamo le nostre alghe ancora e pensiamo che meriti accendere i fari della telecamera per vedere in tutta la sua bellezza e colore il fondale marino. Ma il tempo a disposizione è esaurito e dobbiamo risalire.